Allora, professore, torniamo su un tema a noi caro, comunemente caro, che è quello dell'acqua. Ci torniamo nel senso che ne abbiamo parlato anche durante il Festival dell'Acqua che si è tenuto a Bressanone, nella prima sessione di Bressanone. E avevamo un altro clima, un altro scenario. L'acqua era un elemento di cui parlare, di cui godere senza che ci fosse un'emergenza del genere, un'emergenza planetaria. Oggi lo scenario è mutato, ci troviamo di fronte a una pandemia generale e però probabilmente, come ha avuto modo anche recentemente il Vaticano, la Santa Sede, di tornare sul tema dell'acqua, forse in occasioni, in circostanze come queste, sventurate, e però anche importanti, no? Dal punto di vista delle opportunità come questa, come dire, troviamo di fronte a una grande opportunità, cioè riconsiderare le risorse che abbiamo per le mani. Tra queste, la prima, insomma, da valorizzare senza dubbio l'acqua, no? Ed è proprio in questo momento che si valorizza ciò che in realtà noi diamo per scontato. È Cosa ne vero. pensi? Beh, sa, ci mettiamo insieme due cose che tu stanno tutte e due nei Vangeli, a dire la verità. Quello lì che se le lava le mani, il Ponzio Pilato, e però anche un'altra cosa, quello con il quale inizia tutta la carriera del Nazareno, cioè l'incontro con il suo parente, il Battista, Giovan Battista, che sta nel Giordano e battezza. Cioè, tutta la storia della cultura cristiana nasce da questo percorso che è quello del battesimo, il quale aveva una tradizione anche nella cultura ebraica, perché i bagni rituali erano una parte storica della cultura ebraica e poi diventa anche quello di quel probabile setta alla quale apparteneva Gesù, che era quella degli Esseni. Cioè, gli Esseni avevano come guida comportamentale una grandissima inclinazione al rispetto igienico del corpo, quindi al bagno rituale, ma anche gli piaceva anche prendere il sole. Quindi probabilmente Gesù quando arriva in piazza, quando entra nel giro, è immediatamente già abbronzato. Cioè, gli abbronzati e l'acqua vanno abbastanza d'accordo. E diventa la chiave della nostra cultura salvifica. Per noi l'acqua è salvifica per definizione. Poi lo è nel bene, lo è anche nel male, perché sempre tornando ai testi storici, cioè Mosè salva se stesso e salva l'esodo facendo il passaggio attraverso le acque, aprendo le acque del Mar Morto. E Gesù poi farà addirittura l'opposto, cammina sulle acque. Ma questo rapporto dell'acqua con la tradizione giudaico-cristiana mi sembra assolutamente straordinario, anche se poi cambia, viene rivisto in tante volte. Lei mi sente ancora? Ah, Sì, forte e chiaro. beh, perché vedevo solo la sua faccia fissa, quindi lei mi sente ancora forte e chiaro. Per noi l'acqua è l'immagine della salvezza. È difficile, tra l'altro, capirlo perché Padre Foucault, sai, il grande missionario francese dell'inizio del XX secolo, quando Foucault la prima volta portò un cabilo che lo assisteva nelle sue missioni fra l'Algeria e Timbuktu, lo portò in Europa, nelle Alpi, questo vide per la prima volta una cascata e non si muoveva più, stava fermo. Guarda la cascata, allora Foucault gli chiedeva: ma che stai fermo lì? E perché volevo vedere quando finisce, perché l'idea che l'acqua fosse una cosa che continuasse a scendere dalla montagna era per un uomo che veniva dal deserto assolutamente incomprensibile. Quindi noi abbiamo un rapporto con l'acqua che è molto diverso dal rapporto che con l'acqua hanno altri popoli. Abbiamo un rapporto di simpatia e poi abbiamo anche un rapporto di antipatia, perché poi noi in Italia abbiamo un'acqua un po' disordinata. Cioè abbiamo le alluvioni, abbiamo il fiume che straripa, l'acqua non è solo benevola, l'acqua è anche talvolta fastidiosa.
fonte di ansia. Chi non si ricorda le immagini drammatiche delle inondazioni del Po ancora un po' più di mezzo secolo fa, e anche degli straripamenti recenti. Quindi l'acqua è un elemento duplice, l'acqua dolce, è un elemento duplice. L'acqua marina è ancora più drammatica, perché è quella contro la quale il popolo che si salvò è quello degli irlandesi. Infatti gli irlandesi talvolta sono convinti di essere la rinegoziazione storica del fenomeno biblico, così come Mosè salvò le tribù attraverso le acque, loro salvano la loro tribù perennemente perché hanno questa capacità di proteggersi dalle inondazioni del mare del nord, anche se non ha avuto tantissime, però loro sono andati avanti fino all'ultima grande inondazione, che è stata quella degli anni 50, quella che arrivò anche contemporaneamente anche a Londra, inondò anche la parte di Londra. Quindi per loro l'acqua è una cosa da temere, quella di mare, e noi temiamo quella della pioggia, temiamo l'acqua buona, e però poi abbiamo per fortuna un rapporto con l'acqua, con l'acqua potabile, un rapporto con l'acqua vera, cioè quella che si beve, quella che viene prodotta, quella sulla quale posa per grande sua fortuna la città di Milano. Cioè noi siamo seduti su una falda acquifera, e la stessa tradizione del sistema delle acque municipali, tra l'altro con vari pozzi in giro per la città, che non sono tutti uguali, cioè ci sono alcuni pozzi dove l'acqua è molto più buona che in altri. Quando mi occupavo di questioni comunali 30 anni fa, come assessore, avevo anche suggerito di trasformare alcune delle nostre acque, proprio dire: questi rubinetti qua sono da vera acqua minerale. Era un modo un po' provocatorio, però per dire: in fondo l'acqua minerale la comprate in bottiglia, ma guardate che quella del sindaco è talvolta altrettanto buona. Vero, l'acqua di Milano è una delle, oltretutto, è una delle migliori dal punto di vista anche organolettico d'Europa. Oltretutto costa pochissimo, perché meno di 80 centesimi di euro per 1000 litri d'acqua, quindi è veramente un oro blu, di cui spesso non ci occupiamo, ne parliamo fin troppo poco. Ma io già allora suggerivo di farla pagare un po' di più, perché quando si calcola che a Berlino costa circa 9 volte di più, e non si paga solo l'acqua in entrata in casa, si contribuisce anche al municipio con l'acqua in uscita, in quanto l'acqua in uscita poi va ripulita, cioè va salata, e quindi è un altro costo della collettività. Per giunta, se calcoliamo che in fondo Milano ha 1.300.000 abitanti, anche un po' meno, saranno 1.200.000 ormai, però ufficialmente, cioè di quelli che sono residenti e che sono votanti, che hanno la tessera elettorale quando hanno superato il 18° anno d'età. Tutti questi insieme sono circa 1.200.000, 1.300.000. Però ogni giorno a Milano arrivano 600.000-700.000 persone che usano l'acqua. Usano l'acqua e usano la città, usano e consumano l'asfalto, consumano la città. Però pensavo che sarebbe corretto non essere cari come Berlino, ma leggermente di più di quanto non si paghi l'acqua a Milano oggi sarebbe forse corretto, perché sarebbe un modo intelligente per contribuire a uno sforzo che fa la comunità milanese e che serve da servizio non solo agli abitanti, ma a tutti quelli che sono gli utenti della città, e gli utenti sono tantissimi. Quindi il tema dell'acqua è molto complesso. Tra l'altro viviamo su una città che è una città d'acqua, i milanesi non lo sanno, no? Non ci pensano mai. Fra i tre fiumetti che passano, il Lambro, il Seveso e l'Olona, che passano qua, in mezzo a questo teorico acquitrino si è formata la città. Poi a nord, con le famose surgive, cioè le acque che hanno permesso l'industrializzazione della fascia nord milanese, perché sono quelle che sono servite poi alle prime industrie. E però a meridione le acque risurgive, quelle che passano sotto e risalgono e vengono fuori, tra l'altro compiendo questo curioso miracolo, che non sono mai ghiacciate.
Cioè, la ricchezza di Milano deriva in gran parte, pensate che cosa, già nel Medioevo, dallo sfruttamento delle acque risorgive che andavano ad innaffiare sostanzialmente la parte meridionale della città, quella che fu bonificata dal sistema dei frati, cioè il motivo per il quale a sette miglia di distanza, miglia una volta, c'è un monastero dopo l'altro, e questi monasteri uno dopo l'altro sono quelli che hanno trasformato la parte meridionale della città in uno dei luoghi più produttivi di erba in Europa, perché producevano le marcite, cioè erano in grado a marzo, da lì che viene la parola marcita, erano in grado a marzo di fare il primo raccolto di fieno, perché l'acqua tiepida che usciva, l'acqua non fredda che usciva da queste costruzioni un po' rialzate dove circolava e innaffiava i campi, consentiva di fare il primo taglio d'erba a marzo. Oggi mi direte a che cosa serve. Allora era molto importante, perché avere l'erba per le cavallerie è come avere la benzina o il gasolio per i carri armati. Cioè, gran parte della potenza viscontea nasce dal fatto che i Visconti avevano la possibilità di fare guerra 4 mesi di più degli altri, perché avevano il carburante. Cioè, questa è una, sembra aneddotica, ma non è, perché da quella aneddotica è nata poi tutta l'evoluzione successiva dell'area agricola milanese, partendo poter dare da mangiare ai cavalli, però anche alle vacche. Cioè, non avremo il gorgonzola senza quella scelta. Quindi all'acqua dobbiamo veramente molto, e abbiamo questa grande fortuna di vivere in un luogo dove l'acqua abbonda, dove l'acqua c'è. E tra l'altro abbiamo allora l'altra fortuna, che a un passo da noi ci sono le montagne dalle quali scende ancora l'acqua, e una volta, ancora oggi un po' meno, però una volta si usava per produrre energia elettrica. Quindi l'acqua è contemporaneamente risorsa e energia, è una sorta di benedizione per chi la può avere sulle sue terre. Pensate ai luoghi che non ne hanno, cioè, uno si rende conto di quanta fortuna in fondo e quanto contributo alla nostra agiatezza abbia dato l'acqua del sottosuolo milanese e delle montagne che ci stanno vicine. In questo momento storico, le chiedevo prima, mai come oggi si apprezza una risorsa così incontaminata come quella appunto dell'acqua, no? Che noi non vediamo, non tocchiamo, ne usufruiamo soltanto, la beviamo, ma insomma, per fortuna è una delle poche cose su cui l'uomo, almeno nell'esperienza milanese, non ha ancora messo troppo la mano, no? E in questo scenario un po' strano, un po' nuovo che ci troviamo ad affrontare, insomma, la mente va a una risorsa importante come l'acqua, e anche però a tutte quelle persone, donne, uomini, insomma, che la fanno fuoriuscire dalle marne e la consegnano poi a tutti i cittadini. Ma secondo lei c'è coscienza di questo, cioè dell'importanza enorme che ha l'acqua, soprattutto in momenti come questo? Ma a mio parere la gente non se ne rende conto più di tanto, perché è diventato un elemento talmente naturale nella nostra vita che non ci ricordiamo più delle difficoltà che c'erano una volta. Cioè, una volta o uno aveva l'acqua o non campava, non c'era l'acqua corrente, cioè si andava ai pozzi a raccogliere l'acqua, o si andava talvolta a Milano in alcuni dei fiumetti. Io abito in una casa abbastanza vecchia della città, anzi in una casa che ha circa 700-800 anni, quindi piuttosto vecchia, che è stata costruita su quello che era prima era il convento degli Agostiniani e delle Agostiniane, due grandi corpi confabbricati che erano stati costruiti esattamente sul Seveso, cioè il Seveso mi passa ancora sotto i piedi, sotto casa. Il fatto di avere il Seveso che passasse lì consentiva a questi frati, a queste suore, di campare, perché se non avessero avuto l'acqua regolare che li passava sotto, e l'acqua allora era assolutamente bevibile, cioè c'era una grande attenzione, c'era anche una attenzione a non sporcare le acque, cioè quando si faceva pulizia non era permesso buttare le rimanenze in acqua. Poi a Milano è nato sto mito che i navigli fossero sporchi,
che i navigli fossero pieni di detriti e si decise di chiuderli 80 anni fa, commettendo, a mio parere, un passo utile per la modernizzazione urbana, in quanto consentiva di allargare la strada e di fare la circolazione, commettendo un piccolo crimine, e anzi forse anche un grande crimine, nei confronti della storia e dell'identità urbana. L'identità urbana è quella proprio che di queste acque ha sempre tenuto conto. Tra l'altro, fate un ragionamento banale. Le vere città d'acqua non hanno fontane. Roma, che non è una città d'acqua, che è una città nella quale passa un fiume, che è meglio non berla con l'acqua, perché sono detto c'è dentro di tutto, ma Roma è vissuta grazie agli acquedotti, quelli romani antichi e quelli fatti risorgere, cioè perché la parola risorgenza è quella che usa Leon Battista Alberti quando per Niccolò IV Papa fa riemettere in vita i primi acquedotti romani antichi per riportare l'acqua in città. Cioè la Roma rinasce, il vero rinascimento romano inizia con le acque. E Milano questo problema non l'ha mai avuto, perché Milano ha sempre avuto le acque. E ora da lì a dire che abbiamo avuto un rinascimento perenne, forse è un po' esagerato. Però che la fortuna della città sia legata a queste acque è altrettanto vero. E c'è un dettaglio abbastanza intrigante che si percepisce subito. A Roma l'arrivo dei grandi acquedotti fa nascere le grandi fontane, la fontana del Mosè, la fontana di Piazza Navona, le feste fatte con le acque. Roma è piena di fontane. Milano non ha fontane perché non ne ha bisogno. Cioè ci sono in Italia solo due vere città d'acqua, vere. Venezia e Milano. Sembra un'assurdità detta così, però è la verità. E sono le uniche due città in Italia che non hanno fontane. Ed è il motivo per il quale quella fontana un po' goffa che è stata messa davanti al Castello Sforzesco è così, in un qualche modo, suona un po' fuori luogo. Fu messa lì la prima volta per festeggiare l'arrivo del mascellone di Predappio durante il ventennio fascista. Però si poteva benissimo anche non rimettere. Milano non ha bisogno di acque che sprizzano, e infatti il più bel monumento alle acque è quello che c'è in piazza San Babila, e dove le acque sono proprio come quelle della città di Milano, perché sono lì che escono lente, tranquille, silenziose, sembrano defluire, basta, sono lì che cascono giù dalla montagna, la punta alta, e sono quelli che defluiscono lentamente. Quando la fontana fu messa, come al solito i milanesi protestarono, perché i milanesi sono misonesti, ogni fenomeno nuovo gli dà in qualche modo un po' di ansia, però adesso che c'è vedo che la usano tutti con grande passione. Quindi questo ritorno alla percezione del rapporto con l'acqua, con la fluidità ancora più che con l'acqua, per chi sta a Milano è molto naturale. Benissimo, anch'io condivido questa cosa. Volevo chiedere un'ultima cosa su un concetto altrettanto liquido, ma anche plastico in un certo qual modo, la fragilità. Noi oggi ci troviamo un po' fragili, no? Tappati in casa, in smart working, come parlano quelli che hanno studiato, lontani gli uni dagli altri, inconsapevoli del fatto che però poi finalmente torneremo poi a riabbracciarci. Ora, questa fragilità, c'è qualche autore... sicuramente c'è, ma qualcuno in particolare che ha trattato questa fragilità umana, soprattutto legata a circostanze un po', non dico epidemiche come questa, ma insomma di vulnerabilità collettiva? C'è uno piuttosto famoso che la gente non legge più perché è stato costretto a leggerlo troppo a scuola, ma che vale la pena rileggere, che è l'Alessandro Manzoni. Tutto questo rapporto di fragilità, quello che lui chiama poi alla fine la grande scopa che ha tolto le persone intorno, quello che lui vede come il momento catartico, però anche come il momento della provvidenza. Quindi in fondo per gli italiani quel momento lì è abbastanza, dovrebbe essere abbastanza ricordato. L'idea della reclusione è un'idea che è abbastanza rara nella letteratura, perché è un fenomeno molto moderno. Noi è da poco che ci rendiamo conto che se non possiamo uscire dall'alveo non esistiamo. In fondo, se vi torna in mente il Marchese del Grillo, quel film divertentissimo, il Marchese del Grillo usciva pochissimo, era nel palazzo, quando erano chiuse le porte lui era sicuro. Ora,
alcuni hanno ancora la fortuna di vivere una dimensione che è un po' da palazzo, però io penso a tutta quella grande parte degli italiani che non ha questa fortuna quando sta in città, che sta in case più anguste, che ha una costa, vive oggi una costrizione. Per chi fa il mio mestiere, stare in casa è mica grave. Cioè, abbiamo delle cose che all'epoca del Manzoni non c'erano. Ci parliamo adesso qua come se ci fossimo visti. Abbiamo i telefonini, ci telefoniamo, abbiamo la possibilità, guardiamo la televisione, cioè abbiamo l'internet, anche se dovessimo rinunciare ai giornali, che però arrivano lo stesso, anche quelli. Cioè, noi abbiamo i giornali, abbiamo l'internet, abbiamo le televisioni, cioè è un isolamento molto psicologico e fisico. Certo, non si può correre in giro e soprattutto non si può lavorare. La cosa vera è che in questo periodo stiamo affrontando con drammatica anticipazione ciò che sarà una grande crisi dell'economia. Non una crisi economica, una crisi dell'economia nel senso che dovremo avere il coraggio di rivoluzionare i rapporti economici. Forse bisogna chiedere a Landini di mettere un freno, cioè la sindacalizzazione drammatica del lavoro in Italia non è probabilmente più la chiave corretta per uscire da questa crisi. Cioè è un tema del quale bisognerà avere il coraggio di discutere. Io mi ricordo amici nostri, che purtroppo non ci sono più, che ci raccontavano l'entusiasmo che c'era a Milano nel dopoguerra. Dopo queste grandi catastrofi, e questa è una grande catastrofe, e dopo questa sequela di morti, dopo questa crisi economica reale che stiamo affrontando, di solito c'è un momento di ripresa della vita, perché la vita vince. La ripresa della vita ha una forza dirompente, è quella che ci fu dopo il 1918-19, finita la guerra e finita la spagnola, che fu più pesante della guerra per molti, perché la spagnola fece da allora, su una popolazione di 2 miliardi di esseri umani al mondo, mezzo miliardo di contaminati e 100 milioni di morti, cioè un'ecatombe. Però finita la spagnola ci fu un'esplosione di vitalità, saltarono fuori i colori del futurismo, dell'art déco, tutti pensavano che si potesse ricostruire il mondo. Saltarono fuori anche fuori di zucca, cioè saltarono fuori quelli che facevano la marcia su Roma, come quelli che stavano trasformando leninismo e stalinismo, come quelli che facevano la rivoluzione in Messico, cioè si immaginava di stare a un passo dal costruire un mondo nuovo. Ecco, questa immaginazione di un mondo nuovo che stiamo costruendo oggi, a mio parere, è molto importante. Cito spesso come esempio quello ancora più drammatico di quello di oggi, che fu quello della peste nera a metà del 300. La peste nera a metà del 300 portò la popolazione che l'Europa aveva allora di quasi 80-90 milioni di persone, la portò a 25 milioni di persone, cioè una roba impressionante. Chi stava fuori in campagna si è protetto come oggi chi sta chiuso in casa. Infatti Boccaccio e i suoi amici rimasero lì con un gruppo di ragazzi, tra l'altro se la godettero molto, e venne fuori alla fine il Decamerone, cioè una sorta di inno di esaltazione alla vitalità quotidiana. Però non venne fuori solo il Decamerone, con una curiosa intelligenza che i popoli hanno, anche se non hanno delle guide tecniche, perché probabilmente non c'era allora, fu sostituita la costruzione in pietra, che era caratteristica del Medioevo, con la costruzione in mattoni. E questa costruzione in mattoni creò delle pareti totalmente nuove, tutte da imbiancare. E queste pareti, tutte da imbiancare, chiamarono migliaia di imbianchini con colori che fecero degli affreschi. E fra queste centinaia o queste migliaia di affrescatori modesti saltarono fuori quelli molto bravi, che andarono in concorrenza con quelli che dipingevano le pale d'altare, e nacque la pittura del Rinascimento. Non avremmo avuto la passione di Masaccio per il muro dipinto senza quella catastrofe prima. Questo non vuole essere un discorso consolatorio, però è un discorso che permette di riflettere, cioè se riusciamo a superare bene questa crisi, se stiamo attenti, noi lo siamo stati molto, molto in Italia e i milanesi in modo particolare. Forse anche grazie al fatto che aprendo l'urbinetto l'acqua c'è. Questo ci ha rassicurato rispetto ad altri popoli che queste fortune non le hanno. Cioè in India non ce l'hanno dappertutto questa fortuna. Noi abbiamo l'acqua. Abbiamo l'acqua e stiamo attraversando un momento difficilissimo. Ne verremo fuori e ne verremo fuori con un'energia rinata. Ci verrà voglia di vivere e ridiscuteremo molte cose.
forse l'economia potrebbe anche ripartire. Io la ringrazio, questo è un inno per il dopo, per la ricostruzione, per l'acqua, per tutti noi, e da questa fragilità ne usciremo tutti rafforzati, comunque un pochino più consapevoli di ciò che siamo e da dove siamo arrivati, che è un patrimonio enormemente importante. Grazie. A voi. Oh, qui facciamoci coraggio. Ringraziamo quelli che si sono occupati di noi, ringraziamo i medici, gli infermieri, quelli sono veramente caduti in trincea, come nella guerra. Per loro è stata una vera guerra. Per noi è stata una guerra, è stata una guerra di chi stava in città, come la prima guerra mondiale, che la trincea era lontana e in città si andava a teatro. Cioè, pensate che durante la... allora non c'era neanche il problema di non incontrarsi. Cioè, la vitalità continuava, la vita continuava. La vita oggi continua con molte difficoltà. Io credo che questo dramma della pandemia non sarà breve, come pensano alcuni. Io ho gran timore che a giugno saremo ancora in qualche modo chiusi in casa e la questione economica diventerà grande, ma non diventerà gravissima. Sarà superabile se abbiamo la grinta di riprendere la stessa energia e la stessa voglia di vivere e di lavorare che c'era nel dopoguerra. Perfetto. E allora a dopo la pandemia, direi. A dopo la pandemia, sì, ok. Coraggio a tutti. Grazie professore, grazie delle sue parole. A voi.